Allora il tema di questi nostri incontri è un tema che riguarda la ricerca di Dio da parte degli uomini e la rivelazione di Dio fatta agli uomini per iniziativa sua. Ho chiamato dunque questi nostri incontri, incontri con Dio, e sarà una lettura di pagine dell'Antico Testamento, a partire da Abramo fino alle soglie del Nuovo Testamento, e poi faremo un incontro di sintesi, di ricapitolazione, ponendoci la domanda: ma dov'è Dio, dov'è che lo si incontra? A partire proprio dalla testimonianza che ci danno le Scritture. Molti di questi incontri li ho già fatti qui la domenica, nelle tre giornate fatte con gli ospiti in primavera, credo, dello scorso anno, ma ci saranno anche alcuni temi nuovi. Sei dunque sono, si può dire, temi già sviluppati, tre invece sono totalmente nuovi, e quello di oggi pomeriggio di introduzione è proprio, direi, una lettura nuova. Lo dico perché alcuni tra di voi hanno già seguito gli incontri fatti qui a Bose lo scorso anno. Dico allora alcune parole di introduzione, poi cominceremo a leggere gli incontri di Dio con Abramo, passeremo agli incontri di Giacobbe con Dio, quindi agli incontri di Mosè con Dio, di Elia con Dio, e incontri anche di alcuni profeti. Inizio con delle parole di Abraham Heschel, questo grande testimone, rabbino, filosofo ebreo, che è morto alcuni anni fa e che ho avuto la grazia dal Signore di conoscere quando ero giovanissimo, perché l'ho conosciuto che avevo 22 anni, e che certamente rappresenta la più grande voce dell'ebraismo, una delle più grandi, ma forse a livello filosofico, a livello mondiale, la più conosciuta per i suoi libri: L'uomo alla ricerca di Dio, Dio alla ricerca dell'uomo, La passione dei profeti. Sono tutti libri che sono stati editi in italiano. Noi abbiamo edito proprio un libro postumo rispetto alla sua morte, che è Dio alla ricerca dell'uomo. Heschel ha scritto: tutto il mistero e il paradosso della fede biblica possono essere espressi in queste parole: Dio è alla ricerca dell'uomo e insegue l'uomo. Tutta la storia umana, come descritta dalla Bibbia, può sintetizzarsi proprio in questa frase: Dio cerca l'uomo. La fede in Dio è una risposta alla ricerca di Dio. Quando Adamo ed Eva si nascosero alla presenza di Dio, il Signore gridò: Adamo, dove sei? Questa è una chiamata che viene lanciata ripetutamente, è una chiamata avvolta nel silenzio, nascosta, attenuata,
Eppure è come se tutte le cose fossero l'eco congelata dell'interrogativo: Adamo, dove sei? Questa è una verità che chi è assiduo alla Bibbia accetta con molta semplicità, gli pare evidente. Chi invece non è assiduo alla Bibbia, è vero che fa fatica, perché pensa di capovolgere esattamente questa affermazione. Noi siamo abituati a pensare che è l'uomo alla ricerca di Dio, e non che Dio è alla ricerca dell'uomo, pensateci bene. Mentre se uno davvero conosce in profondità la Bibbia, prima di dire che l'uomo cerca Dio, trova spontaneo dire che Dio è alla ricerca dell'uomo. Qualche decennio fa Kuhlmann, questo grande teologo protestante, uno dei più grandi del secolo scorso, e anche estremamente attento all'ecumenismo e di conseguenza al cattolicesimo, grande amico di Paolo VI, scrisse un libro sulla preghiera cristiana ed ebbe il coraggio di capovolgere quello che noi diciamo abitualmente. Chiunque di noi pensa che quando dice preghiera dice un'attività dell'uomo a Dio. E Kuhlmann è arrivato a mostrare, certamente in via molto paradossale, ma vera, che in realtà se uno legge bene la Bibbia vede che Dio prega tante volte l'uomo. Sono più le volte che Dio prega l'uomo che non le volte in cui l'uomo va a pregare Dio. Ecco, vi ripeto, questo è scandaloso forse o è difficile da capire per chi non è assiduo alla Bibbia, per chi è abituato a passare piuttosto attraverso i cammini che gli offre la religione e che sono sempre piuttosto dei cammini che mettono l'attenzione sull'uomo, sulla sua ricerca, sulla sua attività nei confronti di Dio. In realtà, soprattutto noi cristiani dovremmo più che mai percepire che Dio è venuto alla ricerca dell'uomo attraverso Gesù Cristo. Che cosa ha fatto Gesù se non venire alla ricerca dell'uomo, se non ancora una volta in qualche misura venire da parte di Dio per dire all'umanità: dove sei? Adamo, dove sei? E incontrare noi uomini addirittura attraverso l'umanizzazione di Dio stesso. Voi sapete che Giovanni nella prima lettera dice: noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. Già questo, vedete, è una specie di eco di quella parola di Gesù detta nel quarto Vangelo: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Giovanni dice: non siamo noi che abbiamo amato Dio, ma è Dio che ci ha amato per primo, prima Giovanni 4:9. Potremmo all'interno del nostro cammino dire: non siamo noi che abbiamo cercato Dio, ma è Dio che ci ha cercato per primo. E questo nel cristianesimo è una verità profonda, anche se, ripeto, è stata attenuata, mortificata e forse sovente taciuta, nella misura che il cristianesimo ha assunto l'aspetto di una religione e si è configurato come fenomeno religioso, e in tutte le religioni effettivamente c'è la ricerca di Dio da parte dell'uomo. Ora, anche nel cristianesimo, anche secondo la Bibbia, attenzione, ma la ricerca di Dio è più una risposta
all'iniziativa di Dio che non un'iniziativa nostra, la quale muove Dio o lo spinge a avere alcuni atteggiamenti nei nostri confronti. Allora è molto importante, io credo, che noi cerchiamo attraverso una serie di testi di vedere proprio come Dio è venuto alla ricerca dell'uomo. La Chiesa ha sempre detto a livello teologico forte che il nostro Dio è solo possibile conoscerlo per rivelazione, cioè se Lui alza il velo. La rivelazione è sempre un'azione di Dio, non può essere un'azione che ha per soggetto noi uomini. È Lui che alza il velo su se stesso. Rivelazione, apocalyptein in greco, apocalisse, alzare il velo. La Chiesa l'ha sempre detto e soprattutto la Chiesa a livello teologico ha sempre difeso che il nostro Dio è un Dio che noi conosciamo per fede. Non sta alla fine dei nostri cammini, non sta alla fine del cammino della ragione dell'uomo, no, la fede è qualcosa che è dono di Dio, non contraddice la ragione, anzi ha bisogno di un cammino della ragione, ma non è generata dalla ragione la fede, perché la fede resta un dono. Il catechismo, ve lo ricordate, è una delle tre virtù teologali, cioè che sono doni di Dio, fede, speranza e carità. Noi possiamo esercitarci nella fede, possiamo rinnovare la fede come la speranza e la carità, ma la fonte sta in Dio. E qui voi lo capite, la differenza estrema tra il cristianesimo, una delle prime, ne vedremo tante, tra il cristianesimo e le altre religioni. Le altre religioni normalmente sono effettivamente delle ricerche di Dio. O se non sono una ricerca di Dio come il buddismo, sono perlomeno una ricerca di una via di salvezza. Ecco, tutto questo sta anche all'interno dell'ebraismo e del cristianesimo, che nella misura in cui sono vissuti da uomini, indubbiamente devono far sì che i cammini sono quelli di cui gli uomini sono capaci. Ma la fonte, l'origine, se voi volete, sta in Dio, questa almeno è la pretesa ebraico-cristiana. Se Dio non si rivela, non alza il velo su di sé, noi non conosceremmo il vero Dio. Noi certamente potremmo anche avere un'idea di Dio e gli uomini l'hanno avuta. Potremmo fare dei cammini in cui cerchiamo di conoscere la sua volontà e gli uomini hanno fatto questi cammini in tutte le culture, in tutte le epoche, in tutte le terre. Ma poi il vero Dio in realtà è il Dio che ha alzato il velo su di sé, che ha deciso, lo vedremo, di parlare per primo ad Abramo. Dopodiché si è rivelato a tanti uomini nella storia finché ha avuto una rivelazione definitiva, oltre la quale il cristianesimo dice non si va, che è Gesù Cristo. Cioè Dio ha voluto umanizzarsi in Gesù di Nazaret. E dopo che c'è stato Gesù di Nazaret, noi la ricerca di Dio la possiamo solo fare attraverso di Lui. Vedendo Gesù di Nazaret è il massimo che noi possiamo fare per conoscere Dio e la sua realtà. E tutto quello che Gesù di Nazaret non ha raccontato da Dio, non siamo autorizzati a crederlo. Gesù ha avuto parole molto forti: nessuno può andare a Dio, al Padre, se non attraverso di me. Questa è davvero effettivamente il nocciolo della fede cristiana. E attenzione, lo dirò poi a suo tempo con forza, ma questa parola di Gesù
ci rimanda alla vita umana di Gesù. Nessuna vita divina, nessuna vita straordinaria, la vita umana di Gesù di Nazareth, di uomo pieno come siamo noi uomini, è quella che ci permette di andare a Dio. E guardando come lui ha vissuto, guardando le parole che lui ha detto, guardando come lui è morto, che noi possiamo capire di Dio più che di tutte le rivelazioni precedenti che ci sono venuti dalle varie rivelazioni di Dio che noi troviamo nell'Antico Testamento. Questo è un primo pensiero, ma adesso, prima di cominciare con questi incontri precisi di Dio con i personaggi, io vi vorrei fare notare alcune cose, spero che non siano troppo difficili e soprattutto per voi troppo faticose da seguire, perché in dubbio do scontato che le prime pagine della Bibbia le conosciate almeno un po'. Le prime pagine della Bibbia, fino al capitolo 11 compreso, sono pagine che voi sapete non sono storiche e non vogliono assolutamente farci della storia. Questo è un errore che è stato fatto, purtroppo, di lettura. Per lungo tempo si pensava a pagine storiche, si è fatta una lettura fondamentalista della Bibbia, la si fa ancora soprattutto da parte, voi sapete, di queste nuove forme di sette e di denominazioni cristiane, soprattutto negli Stati Uniti, in cui la lettura della Bibbia è una lettura fondamentalista. Quello che sta scritto letteralmente è. Letteralmente è avvenuto, letteralmente è storia. Per cui voi sapete tutta la battaglia che queste forze fanno contro la teoria dell'evoluzione, contro tutte le ipotesi e le letture scientifiche a cui noi uomini siamo abituati almeno da 3, 4, 5 secoli. Ed è una lettura folle della Bibbia. Però purtroppo è una lettura che a partire dagli anni Ottanta continua ad avere consensi e che si manifesta in maniera, oserei dire, diffusiva attualmente nel mondo con molti successi. Attualmente quelli che hanno più successi, vorrei dire che dilatano, tra virgolette, il messaggio cristiano, va riconosciuto, non sono le chiese tradizionali, sono queste chiese pentecostali, fondamentaliste degli Stati Uniti, le quali soprattutto in Sud America stanno devastando le chiese. Pensate che la Chiesa Cattolica ogni anno in Brasile solo perde più di 250.000 persone che passano a queste sette, ma sono anche gli unici che hanno grossi consensi, soprattutto in Europa, in ambienti soprattutto delle chiese della riforma. Le chiese della riforma arretrano, le chiese riformate tradizionali, e i fedeli invece passano, soprattutto Svizzera, Germania, Inghilterra, passano a queste nuove forme con questa lettura fondamentale. Ecco, in realtà per l'esegesi, insomma, ma per la fede stessa di tutte le chiese, i primi capitoli della Genesi sono dei capitoli in cui si cerca di rivelare chi è l'uomo, chi è l'uomo. Si cerca di dire da dove viene l'umanità e dove va. Sono capitoli che parlano dell'inizio, ma soprattutto ci vogliono indicare la fine, il telos della storia. Ci vogliono dire, insomma, che la storia del mondo è una storia di salvezza fin dagli inizi, che questo mondo l'ha voluto Dio, che questa umanità l'ha voluto Dio, e
che in questa umanità, in questo mondo che ha voluto Dio, c'è la sofferenza, c'è il dolore, c'è la malattia, c'è la morte, ma c'è anche il cattivo operare dell'uomo. E allora le prime pagine sono dedicate, voi lo sapete, alla creazione, con diversi racconti, è significativo anche questo. Vedete, già lo stesso testo vieta ogni fondamentalismo, perché io non potrei mettere d'accordo Genesi 1 con Genesi 2. Genesi 1 che dice che la creazione è stata fatta su 6 giorni, e si sono fatte delle cose, invece in Genesi 2 c'è un altro racconto della creazione in cui è tutta diversa, non c'è lo stesso ordine, e in cui eventualmente in questo racconto più arcaico si vogliono dire altre verità. E poi a partire dal capitolo 3 ci sono le sofferenze, il male che l'uomo fa. Attenzione, nella Bibbia non c'è nessun peccato originale, lo sapete, questa fa parte della teologia. Nella Bibbia non c'è nessun peccato originale. Ci sono differenti peccati tra il capitolo 4, tra il capitolo 3, scusate, e il capitolo 10. Diversi peccati che vogliono rispondere a delle domande che gli uomini si facevano e che gli uomini si fanno. La prima domanda, voi sapete, che noi ci facciamo quando noi cominciamo ad avere una certa consapevolezza di stare al mondo, la prima cosa che vediamo è che i nostri genitori litigano tra loro, che il padre e la madre litigano tra loro, e cominciamo a capire che c'è un urto, che c'è una difficoltà tra uomo e donna. E ci chiediamo perché? Perché è così difficile che anche papà e mamma, le cose più care che abbiamo, in realtà litigano tra loro? C'è guerra tra loro? È una prima domanda. Ma una domanda connessa è perché in famiglia, quando nasce un bambino, la madre deve urlare tanto e soffrire tanto? Adesso nascono gli ospedali e le domande forse i bambini non se le fanno perché non vedono, ma una volta, sapete, nascevano dove si viveva. La stanza in cui si mangiava è quella in cui nascevano i figli. Molti di noi sono ancora nati in queste condizioni, quelli più anziani. Non è che ci fossero tante possibilità. E com'è possibile che la vita di un fratello venga fuori attraverso dei dolori e delle urla così della madre? Perché il parto nel dolore? E poi il padre che va a lavorare torna stanco, e qualunque lavoro che è stanco, e perché il lavoro è così alienante, degradante? Ecco, erano le prime domande. E per rispondere alle prime domande si comincia a dire che, insomma, gli uomini, quando hanno cercato di entrare in relazione con le cose, hanno finito subito per fare delle scelte sbagliate. Tutto è un linguaggio mitico, attenzione, lo capite bene, sono testi di 4 millenni fa, forse con delle radici ancora più antiche. Certamente non c'erano né le scienze storiche, non c'era neanche le scienze umane, tantomeno la possibilità di fare una lettura psicologica delle cose. Anche i greci più tardi non sapevano farla. E il problema che ogni ragazzo ha con suo padre e sua madre non sapevano mica dirlo come lo dirà Freud, ma anche Freud ha dovuto dire che è il complesso di Edipo e ricorrere eventualmente a un mito dei greci, a un racconto con cui i greci dicevano quello che non erano capaci a dire a livello scientifico. E allora, vedete, noi abbiamo questo racconto, Dio che dà tutti gli alberi di questo luogo all'uomo, tutti, tutti da mangiare, pensate, milioni degli alberi, e gli dice però, guarda, uno no. Cioè pone un limite, pensateci bene. È una cosa molto semplice, è quello che vi hanno chiamato peccato originale, non andate a cercare tante storie che lì... Sono quelli che non lo vogliono leggere nella sua verità, che non lo leggono.
È molto semplice. Ti do tutti gli alberi da mangiare, milioni sulla terra, uno no. Cioè ti metto un limite. Perché a te, Adamo, il limite che c'è vicino a te una donna. E per te, donna, il limite è che c'è vicino a te un uomo. E dal giorno che siete due il mondo non è più totalmente vostro. Se Adamo era solo, se la donna era sola, tutto il mondo era suo. Pensateci bene. Se mi mettono in questa sala, tutta la sala è la mia. Ma se mi mettono un altro insieme, c'è un metro quadrato che lo occupa lui e io non lo posso occupare. Ma l'uomo dentro di sé, nella sua ansia di vivere e sopravvivere ad ogni costo, vuole tutto e subito. E allora sente questo limite di un albero su milioni come frustrazione e mettendosi in rapporto semplicemente con il cibo. Quel cibo, non andate a pensare che quella mela fosse chissà cosa. Si sono divertiti tutti a pensare cos'era quella mela. Semplicemente in rapporto con il cibo. C'è da mangiare, ma se c'è un altro io non posso mangiare tutto. Non posso mangiare tutto. E invece, ecco che a quel momento c'è il turbamento dei rapporti tra l'uomo e la donna. Voi sapete che l'uomo dice, sì, l'ho mangiato, ma è perché tu Dio mi hai messo la donna vicino, la colpa è sua. La donna dice, non ho il serpente. E hanno cominciato a litigare. E da quel momento ecco che poi sotto forma di decreti di Dio si dice che Dio ha detto alla donna, ecco, tu cercherai di lottare contro tuo marito, ma tuo marito ti sottometterà, perché il risultato da allora era il patriarcato. Se in quell'epoca ci fosse stato il matriarcato si sarebbe detto a Adamo, tu, il tuo istinto è verso tua moglie, ma lei ti sottometterà. Sono i frutti del tempo, questi qui, né più né meno. Poi si dice che Dio ha maledetto la terra, con sudore tu piglierai dalla terra il tuo frutto, alla donna moltiplicherò i dolori e le gravidanze, insomma, tutti i mali, è la prima risposta. Altro problema al capitolo quarto. Ma com'è possibile che tra fratelli si arriva al suicidio? Vedete, prima il rapporto ognuno di noi e i genitori, che è il primo rapporto che scopriamo. Ma poi man mano che cresciamo scopriamo se abbiamo dei fratelli subito e vediamo che litighiamo con loro. È il problema di Abele e Caino. A un certo punto Caino uccide Abele. Si arriva a odiarci tra fratelli. È straordinario, noi non sto facendo un corso su Genesi 1.11, quindi vi do solo delle chiavi, ma insomma Caino e Abele non parlano tra di loro, non parlano più. Cresce la rabbia, cresce l'ostilità, l'odio all'interno di Caino, finché a un certo punto, vedete, quando la tensione non è parlata, non ci si spiega, Caino lo porta in campagna e poi lo ammazza. È chiaro che tutto questo viene letto anche a livello sociale, c'è un Caino che è agricoltore, un Abele che è pastore, con ogni probabilità siamo in un momento in cui la classe dei pastori è soppiantata dalla classe degli agricoltori, voi sapete, poi gli agricoltori saranno assolutamente spiantati dagli operai e gli operai sono attualmente spiantati da quanti sono nel terziario, la cosa continua, nessuna novità, le classi sono sempre l'una declassata dall'altro. E certamente questo dramma che si vive in ogni famiglia dell'odio, dell'omicidio tra fratelli viene anche visto più largo a livello sociale. Dopodiché c'è uno scatenarsi della violenza terribile, nasce la legge della vendetta, addirittura della vendetta moltiplicata, addirittura al capitolo quarto si parla della faida, in cui grida Lamech, quest'uomo pieno di violenza, dice sì,
per uno che mi dà un taglio io gliene faccio 7, per uno che mi fa una scalfittura io l'ammazzo, che è la violenza moltiplicata. Dopodiché viene narrato un tentativo anche nei confronti di Dio con linguaggio mitico strano. Si dice che i figli di Dio e i figli degli uomini si sono accoppiati, cioè un tentativo di mettere Dio in mano all'uomo, questi esseri divini, questi riti con ogni probabilità sessuali che avvenivano nelle antichità, voi sapete, forme di prostituzione sacra che abbondavano in tutto il Medio Oriente, erano ancora praticati a Roma, erano ancora praticati durante l'impero, insomma c'erano degli accoppiamenti all'interno del tempio tra uomini e donne coi sacerdoti e si dicevano che erano accoppiamenti con Dio, per cui tutto questo faceva un orrore terribile a Israele, era l'impurità per eccellenza. E allora c'è questa evocazione di corruzione finché arriva il diluvio. Arriva il diluvio, cioè l'uomo ha prodotto il male, ha prodotto una condizione mortifera, insomma si vuol dire certo sotto categorie di un tempo di castigo di Dio, ma semplicemente che se l'uomo imbocca la strada della morte la trova, chi fabbrica la morte se la trova addosso, non si vuol dire altro. Cercate di decodificare questo linguaggio antico, un po' naif, un po' ingenuo, ma che rispecchiava quello che avveniva esistenzialmente nelle famiglie. Se uno ne faceva una grossa, il padre lo castigava, ecco, questo linguaggio è stato trasferito su Dio. In realtà Dio non castiga nessuno, uno che si fa il male procura il male per sé, prende lui la strada mortifera. E poi ecco, a un certo punto quasi un nuovo inizio, una nuova umanità, con Noè, dopo il diluvio. E da quel momento allora il dividersi di questa umanità in tante terre, un tentativo di questa umanità di ergersi contro il cielo a Babele, fare una torre che sia una sfida a Dio, darsi un nome, creare un potere totalitario, una umanità, una sola nazione, un solo potere, un solo re, una sola capitale. Dio certamente, dice il testo, disperde, perché Dio non vuole il totalitarismo, vuole la differenza. Anche questo, mi permetto da dire, è difficile capirlo, perché noi invece, soprattutto noi cattolici, abbiamo sempre pensato che quando tutto è uguale, tutto è mono, meglio è. No, all'interno della Bibbia non c'è unità se non attraverso la pluralità. L'unità per essere buona deve essere plurale. Dio vuole un'umanità diversa, con lingue diverse, con culture diverse, con uomini, diremmo, di etnia, di razza diverse. Questo è quel che vuole Dio. Non vuole il sogno totalitario di un'unità uniforme, perché questo impoverisce l'umanità. Ecco, a partire da questo, da questa situazione di un'umanità, poi c'è la storia di Abramo. Cioè potremmo dire con Abramo inizia la storia di salvezza. Nello stesso tempo, attenzione, in questi primi capitoli, certamente sono forse inadeguati per noi, soprattutto se abbiamo una mente molto raffinata a livello storico, a livello filosofico, forse vorremmo una maggior coerenza dei testi, ma i testi non ce la possono dare. Vi ripeto, sono testi che hanno radici in 4.000 anni fa, che sono stati scritti almeno 3.000 anni fa, ma sono tradizioni orali, quindi dobbiamo capire che forse non c'è la coerenza che noi vorremmo. Però insomma, ci sono delle idee che questi testi vogliono dire. Il primo
è che Dio è presente, ma Dio non è conosciuto veramente. Qual è la maniera di dire che un Dio è presente, ma non è conosciuto veramente? Pensateci bene, soprattutto 3.000, 4.000 anni fa, quando tutte le nazioni, tutte le genti hanno un Dio. Tutte le genti hanno un Dio. Attenzione, nell'antichità la divinità c'era dappertutto nel mondo medio orientale. Non è che adesso possiamo dire c'è una popolazione non credente o c'è eventualmente una nazione in cui ci sono più non credenti. Ogni nazione, voi sapete, aveva il suo Dio, anzi, il Dio era quello che dava la possibilità alla nazione di cementarsi, di trovare un'unità, di trovare una ideologia, di trovare una protezione. E ogni nazione aveva un Dio diverso. Ecco, vedete, la prima cosa della Bibbia è dire che Dio, lo conoscono tutti gli uomini. Attenzione, Dio in ebraico si dice Elohim oppure El. Tenete conto di questi due termini. In realtà Elohim è un plurale. El sarebbe il singolare, però attenzione, non è che noi quando troviamo Elohim diciamo gli dèi. È un plurale di eccellenza, quindi quando si dice Dio per eccellenza, Elohim, ma voi ricordatelo, significa Dio, sia che si dica El, sia che si dice Elohim. Ci sono altri due nomi, ve li dico subito perché li incontreremo, uno che è Elion, che veniva dato a Dio un po' dovunque, per dire quando si diceva Dio, si diceva l'Altissimo, è ancora noi, no? L'ho sentito ogni tanto questo termine, l'Altissimo. C'è un Dio che sta talmente in alto, al di sopra di tutto. Quando noi pensiamo a Dio, pensiamo non a caso a Dio nei cieli, altissimo, abitante delle montagne. Allora nel mondo medio orientale, di nuovo nel semitismo, Elion significa Dio altissimo. C'era anche un altro nome, poi basta, state tranquilli. È Shaddai. Normalmente El Shaddai, El Elyon, Dio altissimo. El Shaddai era il potente. Ma vedete, questi sono nomi generici di Dio. Generici di Dio. Dio, ma pensate quanti parlano di Dio. Pensate alle quantità degli dèi che ci sono nei mondi, nelle culture orientali, soprattutto in India. Pensate a tutti gli dèi egiziani, greci, cioè non c'è terra che non abbia Dio. Quindi attenzione, da un lato si vuol dire che prima di Abramo ci sono indubbiamente degli uomini che cercano Dio, confessano Dio, ma non lo conoscono pienamente. Non lo conoscono pienamente. Lo conosceranno quando pienamente? Pienamente, attenzione. Lo conosceranno solo con Mosè. Quando Dio rivelerà a Mosè il nome nel rovetto ardente. Ma voi sapete che allora il nome è quello che noi diciamo Yahvé, ma che non sappiamo come si dice, perché in realtà è un tetragramma fatto semplicemente da una I, un'H, una V, un'H, sono quattro consonanti, tra l'altro in ebraico, senza vocali, per cui ipotesi prevalente in Occidente che si dicesse Yahvé, cioè si mette, vedete, una vocale qui e una vocale qui e allora viene fuori Yahweh. Però molti dicono no, si diceva Yahweh, si diceva Yahweh, si diceva Yahoo, e gli americani che hanno sempre più fantasia hanno detto no, Geova. Ecco il famoso Dio Geova di cui i testimoni. Cioè i testimoni di Geova sono quelli che dicono che il nome rivelato a Mosè
era Jehovah. Ma è una loro ipotesi, noi non lo sappiamo perché questo nome è andato perso col sommo sacerdote, perché lo sapeva soltanto lui in Israele, quando è stato ucciso dai babilonesi nel 587, con lui si è perso il nome. Da allora voi sapete che Israele non pronuncia questo nome. Noi cristiani possiamo dire Yahweh, ma se ci fosse un ebreo si arrabbia, dice questa è una bestemmia, perché loro tutte le volte che trovano scritto Yahweh dicono Adonai, che significa Signore, e abbassano il capo, perché non si sa. Vi ripeto, questo è un termine che noi diciamo per comodità, ma non sappiamo. Ebbene, le prime pagine della Bibbia vogliono dirci che in qualche misura Dio era conosciuto, ma non conosciuto nella sua vera identità. Vi faccio dei casi. Voi avete ad esempio che Abele fa dei sacrifici a Dio. Dunque Abele aveva una certa conoscenza di Dio. Si dice a un certo punto, è molto importante, che tra i patriarchi prima del diluvio ce n'è uno che è un po' strano. Questa sembrerebbe un'incoerenza, eh? Si dice che tra i patriarchi prediluviani, avete presente Sete, Enos, Kenan, c'è tutta una genealogia al capitolo 5, si dice Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalem. Enoch camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni. Poi Enoch camminò con Dio e non fu più perché Dio l'aveva rapito. Attenzione, nulla di grave, eh? Cos'è che Dio l'ha rapito? Boh, non sappiamo, vi dicevo, non è storia questa. Quindi le tradizioni sono che comunque, insomma, c'è stato prima del diluvio un personaggio che si chiamava Eno, il quale però camminò con Dio, cioè visse in una condizione di giustizia. Il termine camminare significa comportarsi in ebraico. Quindi lui ha avuto un cammino, in ebraico derek, un comportamento con Dio. E insomma, era talmente bravo che Dio lo ha rapito. Forse una rilettura di quello che avvenne ad Elia. Elia, avete presente il grande profeta, Dio lo rapisce in cielo con un carro di fuoco, non lo fa morire. Forse Enoch ha fatto questa fine. Sta di fatto però, attenzione, che ai tempi di Gesù Enoch è un personaggio su cui si scrive. C'è tutta una letteratura su di lui, la rinascita di questa figura che ha molta importanza, ed è proprio nei libri apocrifi di Enoch che è tratteggiata bene quella figura del figlio dell'uomo di cui parlerà sovente Gesù. Poi voi trovate, questa è una cosa importante invece, che dopo il diluvio, insomma, Dio fa un'alleanza con Noè. Qui è qualcosa di importante, sì. Perché Dio fa un'alleanza dicendo che ormai il mondo starà sempre, che non ci sarà mai un disastro che causerà la morte dell'umanità. Vedete, è un testo, purtroppo non si leggono oggi, ma tutti questi apocalittici che tutti i momenti vedono che il deserto sale al sud, i ghiacciai si sciolgono al nord, l'umanità ha grandi riserve dentro di sé per correggere i suoi errori. È vero che fa del male, è vero che fa degli errori, ma siamo anche capaci a correggere. E all'interno di questo brano, proprio perché questa paura della fine dell'umanità era una paura presente, pensate, nell'antichità il mondo era piccolo, su certe zone un'alluvione significava la fine,
Una guerra era davvero mondiale. Adesso noi non pensate, abbiamo chiamato guerra mondiale e l'hanno fatta in Europa, poi la seconda, vabbè, insomma, l'abbiamo spostata. Ma vedete, i tempi erano diversi per le letture. Vedremo poi un caso tipico di guerra mondiale letto dalla Bibbia, e che era una guerra che, se va bene, teneva i popoli su 300 km per 300, ma è significativo. E la paura del futuro, che non ci sia un futuro all'umanità, che l'umanità vada alla fine. D'altronde il diluvio c'era stato, vedete, viene presentato come un cataclisma su tutta la terra. Certamente le pagine del diluvio ricordano quelle grandi inondazioni che avvenivano e avvengono ancora nella valle attuale dell'Iraq, col Tigre e l'Eufrate, che sono delle inondazioni devastanti di fango. Certo che per loro quella era la fine del mondo, era l'acqua su tutta la terra, perché la terra conosciuta allora era solo quella, è normale. Ebbene, invece voi sapete che Dio dice in sostanza dopo il diluvio che assolutamente finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Vedete che speranza. Non abbiamo un futuro buio. E subito dopo c'è un'alleanza con Noè. Dio dice: con te faccio alleanza, in sostanza non ci sarà più un castigo da parte mia, ma anzi, è molto bello qui a livello letterario, l'arco che ho usato per tirare le frecce e colpire di castigo gli uomini, io lo depongo tra le nubi. E come l'ha deposto tra le nubi, quell'arco di ferro è diventato colorato l'arcobaleno. E Dio dice, vedete, un testo di una poesia senza fine, dice: questo è il segno dell'alleanza che pongo tra voi uomini e me, tra ogni essere di carne, cioè ogni essere di carne, gli animali, che è con voi, per tutti i secoli dei secoli. Io depongo il mio arco tra le nubi, ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà l'arcobaleno, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi, tra ogni essere di carne, e non ci saranno più le acque diluviane per distruggere ogni carne. L'arcobaleno starà sulle nubi, io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere di carne che vive sulla terra. È bellissimo. E questo, voi vedete, ha un valore enorme. Cioè, tra Dio e il mondo c'è un'alleanza che non è smentita. E attenzione, un'alleanza unilaterale. Alleanza unilaterale. Non è che Dio ha detto io, allora se vuoi. No, questa è un'alleanza unilaterale. Io ormai con la terra ho fatto pace e non ci sarà più possibilità di distruzione. Assolutamente. Questo è molto importante, ma tutto questo, vedete, nella misura in cui tutti gli uomini hanno una certa coscienza, è riferito a Dio, è riferito a Dio. Ma dopo il diluvio, ecco Noè e i figli, e dopo i suoi figli la terra viene popolata. E noi ci interessa il capitolo 10, questa noiosa genealogia, che non vi leggo, ma la conoscete, questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Jafet. Non mi interessa tutto questo, mi interessano due cose che sono importanti qui. Perché al versetto 8 noi siamo all'inizio, ci sono i figli di Cam, ma ci sono subito già al versetto 7 tra i paesi primi della Bibbia i figli di Etiopia. Seba, Avila, Sabta, Ram. Ora Etiopia generò Nimrod, costui cominciò a essere potente sulla terra. E poi noi abbiamo tutta una serie, ma quello che è importante tra i figli di Noè è poi questo tentativo che
che fanno tutti insieme della Torre di Babele. Ma dopo la Torre di Babele, udite, si dice questa è la discendenza di Sem. Ci si interessa solo più di un figlio, di Jafet e di Cam non ci si interessa più. Quindi praticamente con Cam erano individuati i popoli che saranno in Africa. Coi figli di Jafet, i popoli dell'Europa, insomma, di Occidente. Ci si interesserà solo dei figli di Sem, cioè dei Semiti. E i Semiti sono tutti i popoli che stanno nella penisola arabica, tra i quali anche gli ebrei. E allora attenzione che è molto bello questo passaggio. Ci dice questa è la posterità di tra tutti i figli che ci sono, si dice Terak, notate, ricordate questo nome, aveva 70 anni quando generò Abram, Nacor e Ara. Ecco Abramo. Abramo è un figlio di Terak. E a quel momento allora ci si restringe l'obiettivo ancora su Terak. Questa è la posterità di Terak. Terak generò Abram, Nacor e Ara, lo si dice una seconda volta. Poi Aran generò Lot, e poi si dice Abram e Nacor si presero delle mogli, la moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aram, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile e non avevo figli. Poi Terak prese Abram suo figlio e Lot figlio di Aran, quindi suo nipote. E Sarai sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Arrivarono a Haran e si stabilirono. L'età della vita di Terak fu di 205 anni. Terak morì in Carra. E qui ecco che noi cominciamo a capire. Questo restringimento dell'obiettivo, vedete, i Semiti, tra i Semiti la famiglia di Terak, perché interessa da quel momento Abramo. Allora, cosa possiamo tenere presente in maniera molto semplice? Facile, eh? Non avete difficoltà. Questa è la Turchia, come voi vedete, questo è il Mar Mediterraneo. Questo è l'Egitto con il Nilo, qui c'è Israele e qui noi abbiamo l'Iran con i due fiumi attuali, la Mesopotamia. Ur è qui dei Caldei. E noi sappiamo di questa città di Ur, è una città già presente nel quarto millennio, ci sono tutti gli scavi, è testimoniata, è stata veramente uno dei luoghi di prima civiltà del mondo. Ecco, Terak piglia il suo clan, la sua famiglia, un figlio, il nipote, e parte per questa zona. È un momento in cui ci sono tante migrazioni verso Occidente. Tenete conto che questa zona fatta da Libano attuale, Israele e Giordania e pezzo di Siria è l'unica zona non desertica. Già allora, pensate, parlavano di fertile mezzaluna, perché se io vi traccio, state attenti, un arco di questo tipo, un arco di questo tipo, lo vedete? E faccio così, vedete che ho fatto una mezzaluna? E mi ingloba proprio il delta dell'Egitto, estremamente fecondo, mi ingloba proprio questa zona e mi ingloba la zona dei due fiumi. Tutto il resto è deserto, questa è la fertile mezzaluna. Di conseguenza c'erano molti movimenti nomadici in questo senso. Innanzitutto perché a tempi alterni l'Egitto in qualche misura diventava il grande impero. L'altro grande impero era qui, si chiamava Babilonia, poi si è chiamato Siria, poi di nuovo Babilonia, in un'alternanza,
E potremmo dire che già fin da allora, come poi sempre nella storia del mondo, la storia si decideva tra le due potenze, la potenza ad est orientale, la potenza occidentale. Cambiato nulla, vedete? Neanche nella collocazione delle potenze non è cambiato nulla. Aspettiamo ancora tra nord e sud. Ecco, voi sapete, a tempi alterni c'è sempre stata guerra. Ecco perché la terra di Israele è sempre stata in guerra. E a metà l'Oriente cerca di averla, l'Occidente cerca di averla. Guardate che non è cambiato neanche adesso, Non cambia nulla. Ed è sempre stata zona di conflitto e di guerre continue. L'Egitto tenta più volte di pigliarla. Prima i babilonesi tentano di pigliarla, i sumeri, poi gli assiri nel VII secolo, poi i babilonesi, poi sì, ci sarà l'altra potenza dei romani, e allora lo scontro, poi sapete, è tra Grecia a un certo punto e Persia, poi è tra Roma e l'Oriente, ma in realtà Israele è sempre in questa posizione di centro, per cui sarà sempre esposto a tutte le guerre. Allora attenzione, molte migrazioni facevano questo movimento, significava cercare cibo, le carestie portavano questo, significava cercare pascoli, e poi il movimento, non si sa perché, ma tutte le migrazioni sono sempre state dall'Oriente all'Occidente. Ma quel che è importante è che in questa migrazione si arriva qui. Una zona che si chiama Haran. Anche questa ci sono ancora i resti, ci sono tutti gli scavi, conosciamo benissimo da Ur, dunque dei Caldei, a Haran, che è in una zona attualmente sta in, sapete, non vi so dire se è Turchia o se è Siria, comunque insomma è in questa zona qui. Lo vedete? Perché siccome la Turchia arriva fin lì, deve essere ai confini proprio. Comunque, insomma, è in corrispondenza di Antiochia, per intenderci. Ebbene, noi abbiamo questa migrazione. Ed è all'interno di questo gruppo, questo è difficile dirlo, che c'è quello che la Bibbia segna la rivelazione, cioè Dio alza il velo per la prima volta su di lui e lo alza con questo Abramo. È chiaro che se voi fate le letture dei rabbini, le letture dei padri, vi dicono che Abramo era fin da piccolo giusto, bravo, in ricerca di Dio, e quindi Dio l'ha premiato, per forza. La Bibbia non dice questo, anzi, vedrete che la cosa bella di Abramo è che uno che ha tutti i guai che avete voi e che ho io e che abbiamo tutti, con tutti i problemi che hanno tutte le famiglie, lo vedremo, è molto bello anche questo di Abramo, ma tuttavia è lui che è destinatario della rivelazione di Dio. Vi faccio fare un salto, abbiate pazienza. E per farvi capire, vi leggo un brano che è alla fine del libro di Giosuè. Alla fine del libro di Giosuè c'è una specie di memoria che viene fatta nell'assemblea di Sichem. È Giosuè che parla, quindi sono passati molti secoli. Però vedete la coscienza qual è. Adesso vi leggo solo il brano che ci interessa. Giosuè radunò le tribù di Israele in Sichem, convocò gli anziani, i capi, i giudici, gli scribi del popolo, che si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: così dice il Signore Dio di Israele, i vostri padri, come Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, abitarono dai tempi antichi oltre il fiume, e servivano altri dei.
Io, dice il Signore, presi il vostro padre Abramo da oltre il fiume, gli feci percorrere tutto il paese di Canaan, moltiplicai, poi il resto non ci interessa. I primi versetti di Giosuè 24. Ma vedete, nella coscienza di Israele ci si ricorda di una cosa, che Tera, il padre di Abramo, che viveva oltre il fiume, attenzione, il fiume per eccellenza è l'Eufrate, tutte le volte che nella Bibbia c'è il fiume è l'Eufrate, perché era un fiume effettivamente, non so se l'avete mai visto, ma è un fiume enorme con un letto, certamente oggi poca acqua rispetto sembra all'antichità, ma un letto che è in certi punti anche di 40 chilometri, è una specie di retano immenso, quindi era il fiume per eccellenza, e il mondo si divideva dal di qua dal fiume al di là dal fiume. Ebbene, io presi Terach al di là del fiume e lo fece venire qui. Ma quel che è importante è questa annotazione: i vostri padri, come Terach, padre di Abramo, abitarono oltre il fiume e servivano altri dei, cioè erano politeisti, erano pagani, non conoscevano il Dio di Israele. Vedete quello che si vuol dire in questi capitoli? Cioè, al di là, vedete, non state lì a chiedervi quanto è leggenda o quanto è storia. Ci basti pensare che c'è un fondamento storico, vecchie tradizioni orali, ma quel che ci interessa è il significato. Terach era un pagano, era un idolatro, i padri erano idolatri. In quella famiglia idolatra politeista, a un certo punto, ecco che c'è uno invece che in qualche misura crede al Dio unico, a quel Dio che entrerà in alleanza e che si chiamerà addirittura il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E allora vedete, si vuol dire con l'ultima parte del capitolo 11 da dove viene fuori Abramo, da questa famiglia di semiti, da Ur dei Caldei, certamente sedentario, si è messo a fare il nomade, ha attraversato tutta la mezzaluna fertile, è arrivato a Arran. Ma è Arran che viene la vocazione di Abramo. E Abramo, a quel punto lì, lo vedremo domani mattina, viene strappato dalla terra, dalla famiglia e dalla casa. Legami di sangue a un certo punto vengono interrotti, legame con la patria vengono interrotti, legame con la casa vengono interrotti. Lui è strappato con un comando di Dio e inizia l'avventura della sua fede. Domani mattina vedremo appunto la chiamata di Abramo, l'avventura della sua fede, al pomeriggio vedremo l'incontro con Dio a Mamre, vedremo poi il sacrificio di Isacco, poi passeremo a Giacobbe e poi arriveremo ai profeti fino alla fine. Ma l'introduzione adesso spero che sia abbastanza chiara, perché voi capiate cosa significa incontri con Dio. E quando Dio comincia a rivelarsi, il primo incontro di Dio possiamo dire che è con Abramo.